Buongiorno e bentornati al podcast di Una domanda al giorno toglie il concorso di torno. L'unico podcast che ti fa studiare ascoltandolo. Partiamo con la lezione di oggi. Prima però, vi chiediamo di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e di condividere con i vostri contatti e soprattutto con i vostri colleghi il nostro podcast. Vi ricordiamo inoltre che potete trovarci su Spotify, Spreaker, SoundCloud, Google Podcast e infine sui vostri dispositivi Amazon Alexa pronunciando la frase «Alexa apri podcast domande». Detto questo partiamo con l'argomento di oggi. Oggi parliamo dell'apparato locomotore. Apparato costituito dal sistema scheletrico e dal sistema muscolare che consente il sostegno e il movimento del corpo nonché la protezione degli organi interni. Gli organi che costituiscono il sistema scheletrico sono le ossa, le articolazioni, i segmenti cartilaginei e i legamenti. Le ossa sono organi formati da tessuto osseo. Il tessuto osseo è costituito da osteociti immersi in una matrice composta da una piccola percentuale di acqua, sali minerali, soprattutto carbonato e fosfato di calcio, sostanze organiche come l'osteina proteica e fibre connettivali reticolari. Le cellule che producono nuovo tessuto osseo sono dette osteoblasti, mentre gli osteoclasti lo demoliscono. Gli osteociti sono organizzati in osteoni che costituiscono l'architettura dell'osso compatto e dell'osso spugnoso. Le ossa sono classificate in lunghe, in cui una delle dimensioni prevale sulle altre due, piatte, in cui una delle dimensioni è nettamente inferiore alle altre due, brevi, con le tre dimensioni equivalenti ed infine irregolari. In tutte le ossa la parte più esterna è costituita da tessuto compatto, ma all'interno troviamo zone di tessuto spugnoso, che contiene il tessuto emopoietico, midollo rosso, e zone di tessuto compatto, che può ospitare il midollo giallo. La superficie esterna dell'osso, rivestita da un particolare tessuto connettivo, il periosteo, è caratterizzata da irregolarità, i punti di repere ossei, creste, trocanteri, spine, condili, forami, meati, eccetera. Le articolazioni sono connessioni esistenti tra le ossa e consentono la flessibilità dell'intero scheletro. Sono costituite dal tessuto connettivale cartilagineo e da spazi o da tessuti fibrosi. Sono classificate in diartrosi mobili, anfiartrosi semimobili e sinartrosi immobili. Tuttavia, dal punto di vista strutturale, abbiamo articolazioni sinoviali, in cui tra un elemento osseo e l'altro si trovano le cavità articolari con il liquido sinoviale e i legamenti, articolazioni cartilaginee, in cui i segmenti ossei sono connessi con tessuto cartilagineo ed articolazioni fibrose, in cui gli elementi ossei sono connessi attraverso un tessuto fibroso. Tra le prime troviamo le diartrosi, uni, biassiali della mano, pluriassiali della spalla e dell'anca e non assiali del carpo, tra le cartilaginee, le anfiartrosi, sinfisi pubiche e sincondrosi delle vertebre, tra le fibrose, le sinartrosi, suture del cranio. I segmenti cartilaginei sono la porzione di scheletro cartilagineo e non ossificato. I legamenti sono fasci fibrosi che tengono unite le ossa dell'articolazione sottoposte alle sollecitazioni del movimento. Possono essere esterni o interni all'articolazione. La struttura anatomica dello scheletro comprende la parte assiale e quella appendicolare. Lo scheletro assiale o assile rappresenta l'asse del corpo ed è costituito dal cranio, dalla colonna vertebrale e dalla gabbia toracica. Lo scheletro appendicolare è composto dalle ossa degli arti e dai cinti che li connettono alla parte assile. Cranio distinto in neurocranio che racchiude l'encefalo, ossa frontale, parietali, temporali, occipitale, sfenoidale, etmoidale, esplanclocranio, ossa mascellari, palatine, zigomatiche, lacrimali, nasali, vomere, cornetti inferiori e mandibola. L'osso ioide, correlato a mandibola e temporali, non fa parte del cranio. Colonna vertebrale rappresenta l'asse portante del corpo ed è formata da 33 vertebre. Le singole vertebre sono separate da cuscinetti cartilaginei flessibili che ammortizzano gli urti, i dischi intervertebrali. Ricchi di acqua, con l'età tendono progressivamente a disidratarsi, irrigidendosi. La colonna vertebrale è distinta in tratti. Cervicale, 7 vertebre, da C1 a C7, la prima atlante, la seconda epistrofeo. Dorsale o toracico, 12 vertebre, da D1 a D12, dotate di faccette per l'articolazione delle coste. Lombare, 5 vertebre,
da L1 a L5, voluminose e robuste. Sacrale, 5 vertebre fuse in un unico osso. Coccigeo, 3 quinti piccole vertebre irregolari, residuo della coda. La gabbia toracica costituita dallo sterno anteriormente e dalle coste non si limita a proteggere cuore e polmoni, ma riveste un ruolo fondamentale nella respirazione. Lo sterno è un osso piatto derivante dalla fusione di alcuni elementi ossei. Le coste sono 12 paia di ossa lunghe e piatte, arcuate, articolate posteriormente con le vertebre del tratto dorsale, ma, anteriormente, solo le prime 7 si legano allo sterno, mentre, delle restanti, 3 paia si uniscono con la sovrastante e 2 restano fluttuanti. Infine parliamo delle ossa degli arti. Le ossa lunghe degli arti inferiori sono il femore, il perone e la tibia. Quelle degli arti superiori sono omero, radio e ulna. Le ossa lunghe sono ricoperte da una membrana connettiva, il periosteo, che è responsabile della crescita dell'osso e della formazione di calli quando si verificano delle fratture. Dopo aver ascoltato questa audio lezione, vi saluto e vi invito a condividere con i nostri colleghi i podcast e tutto il materiale che condividiamo sulla nostra pagina Facebook, invitandoli a unirsi alla nostra community. Un saluto da Una domanda al giorno toglie il concorso di torno. Alla prossima audio lezione.